Allora, facciamo un esempio di Open Company. Vedo già di Giulio che scalpita. Ciao Giulio. Ormai diciamo che Giulio è un abitué di cambio di campo e dei nostri podcast. Tra l'altro ne sono usciti due nello scorso mese, se non sbaglio. Purtroppo per lui, purtroppo non ci stanchiamo mai di ascoltarlo e è così. Però da dove iniziamo? Vabbè, iniziamo col dire che i numeri sono il suo mestiere e che per 5 anni ha lavorato e ha creato valore per la Fiorentina. Prima come financial controller e poi direttamente con la veste di Head of Budgeting and Controlling. Direi decisamente non male, tra l'altro non ha 70-80 anni, per cui diciamo che qualcosa ne sa. Ecco. Però non si è fermato lì, perché circa 7 mesi fa conosce Iterpro, si innamora pazzamente di quello che fanno, adesso lo racconterà, e di quello che di come iniziano a lavorare insieme. Diventa Head of Football Finance. Sentite, ragazzi, io non aggiungerei altro perché Iterpro forse è la società che nel mondo dello sport business è una di quelle che incarna il concetto di open company, che abilita certe determinate strategie solamente grazie al fatto che c'è un dato, un'informazione condivisa. Quindi Antonio, che mi dice, mi chiarisce, mi fa esempio di visibilità, io ti direi, ascoltiamo insieme Giulio e rimaniamo ammaliati. Vai Giulio. Ciao a tutti. Allora, come prima cosa voglio ringraziarti ovviamente a te Andrea, e per l'opportunità, insomma, di questa giornata. Mi fa sempre piacere chiacchierare con voi anche in questo momento così difficile. Voi come noi, insomma, come la mia azienda Iterpro, vi siete tirati sulle maniche, per questo sposo veramente la vostra causa. Spero che in un futuro poi si possano organizzare delle occasioni come il webinar di oggi, anche dal punto di vista proprio dal vero, quindi un convegno, diciamo, fisico. Non mi piace tanto la lezione didattica, quindi mi piace più il confronto, ovviamente con una scaletta come oggi, con tutti questi professionisti, diciamo, è un po' più complesso, però ecco, proseguiamo, perché poi bisogna dare continuità, diciamo, a queste esperienze. Ho seguito praticamente tutti gli interventi dalle 10 di questa mattina. E come dici tu, l'azienda dove lavoro io è anche un po' il riassunto, ecco, di tutti gli interventi. Abbiamo parlato tanto di comunicazione, di metodologia. Iterpro è un software, quindi lavoro per una software house dove, diciamo, lavorano tutte persone che vengono dal mondo del calcio, ed è l'unico software che copre a 360 gradi le esigenze di un club. Quindi a tutti i dipartimenti, performance, area medica, area scouting e area administration and finance, di cui sono il responsabile, diciamo, dello sviluppo. Per qualsiasi informazione poi, diciamo, potete rifarvi al sito piuttosto che contattarmi. Oggi vi volevo presentare, diciamo, l'importanza di creare, ecco, appunto, una strategia di budgeting. Quindi non vi parlo ovviamente del software, ma appunto il mio intervento è l'importanza di creare, gestire e monitorare il budget in una società. Attenzione, perché alcuni concetti sono trasversali, non sono specifici per un club. In questo periodo di crisi, purtroppo, molte famiglie sono in difficoltà, ma come lo sono le famiglie, lo sono anche gli imprenditori. Quindi ovviamente avere in piedi un processo di budget strutturato, inteso come appunto redazione di conto economico, stato patrimoniale e soprattutto cash flow, perché poi ricordatevi che il cash flow è, diciamo, la cassa, è quella che poi fa andare giù o mantiene solida un'azienda. Quindi alcuni concetti saranno comunque importanti per un pubblico più ampio, ecco, diciamo, non solo nel mondo del calcio. Voglio iniziare con diciamo delle citazioni, ecco, voglio un po' aprirvi la mente prima di andare proprio nello specifico. Ho messo alcune citazioni, come per esempio ve le leggo, non investo tanti minuti, in un minuto ve le leggo tutte e vi voglio solo aprire la mente prima di entrare poi magari nel dettaglio, appunto. Quindi Sun Tzu: non bisogna organizzare i propri piani in base a ciò che il nemico potrebbe fare, in questo caso facciamo finta fosse l'avversario, ma la propria preparazione.
Non è importante quanto sei occupato, trova il tempo di riflettere, pensare, dare e pianificare. Non posso pianificare niente di importante, soltanto piccole cose. Chi pianifica ciò che è importante trasforma tutto in piccole cose. Tu sei nato per vincere, ma per essere un vincitore devi pianificare la vittoria. Preparati a vincere ed aspettarti a vincere e ad aspettarti di vincere. Possiamo pianificare il nostro futuro con chiarezza e saggezza solo quando conosciamo il percorso che ci ha portato al presente. Come ultima, le cose davvero importanti sono raramente urgenti e le cose urgenti sono raramente davvero importanti. Le cose poco importanti diventano urgenti per la mancanza di pianificazione. Questo è solo per... Ecco, questo non riguarda in particolare un club di calcio, ma se fate mente locale anche del vostro piccolo, del vostro lavoro, qualsiasi sia, diciamo, potrebbero essere dei piccoli messaggi. Il messaggio di questa slide è pianificate, ecco, che probabilmente vi semplificherà la vita. Arriviamo al nostro mondo bellissimo del calcio, quindi al nostro business. Vi dico solo un po' di financials. Questo ho messo un estratto del Global Transfer Market Report, l'ultimo uscito della FIFA. Nel 2019 ci sono stati, pensate, più di 18.000 trasferimenti internazionali che hanno coinvolto più di 15.000 giocatori e addirittura quasi 180 nazionalità diverse. Viceversa, e sono stati anche coinvolti più di 4.000 club. Il valore di questi trasferimenti ha raggiunto 7,35 billion, in crescita del 5,8% rispetto, diciamo, all'anno precedente. Questo per farvi capire che è un'industria molto importante, tra le più importanti sicuramente in Italia, la terza o quarta, ma anche a livello mondiale il calcio sicuramente muove una quantità di soldi impressionante. Quello che vi voglio trasmettere è che anche le decisioni poi sono money driven in certi casi. Per questo bisogna pianificare. Quindi qui vi faccio vedere l'importanza di una strategia di budgeting. Ecco, questa è una delle slide, diciamo, che è trasversale, quindi va benissimo per un club di calcio, va benissimo per per cambio di campo, va benissimo per Bottega 52, come abbiamo visto prima, è per qualsiasi azienda. La prima cosa, identificare gli obiettivi strategici e operativi. Prima cosa, mission, vision, sicuramente avete sentito queste parole, questi termini. Non la prendete dal punto di vista didattico e accademico, è veramente importante. Parliamo del calcio, ok? Dove mi posiziono all'interno della Serie A, ad esempio? Qual è il mio obiettivo sportivo? Vi parrà assurdo, ma si parte da lì, perché poi da lì si va a sviluppare tutta quella che è la strategia di budgeting. Vi faccio un esempio, sono una squadra qualsiasi, in base alle mie potenzialità economiche, in base al mio bacino, voglio arrivare, il mio target sportivo è l'ottava posizione, partecipo alla Coppa Italia fino a un determinato turno, e partecipo anche all'Europa League fino a un determinato turno, perché dietro a quello non potete immaginare quante variabili ci siano e quanti, sia a livello ricavi che a livello costi. Quindi la pianificazione, la cosa più importante è definire un obiettivo. Ovviamente questo obiettivo deve essere condiviso da tutto il board, ovviamente dalla proprietà, e deve essere comunque un obiettivo raggiungibile. Una volta fatto questo, si misurano i risultati che si ottengono mano a mano o con una cadenza, diciamo, predefinita, che può essere mensile, trimestrale o come volete. Ho messo l'iconcina del tavolo, perché a quel punto si valutano il raggiungimento di questi obiettivi e, cosa più importante di tutte, le azioni correttive
inizio del successivo ciclo di controllo. Perché è la cosa più importante? Perché se io pianifico, misuro, valuto e correggo il tiro, quindi in termini proprio economico-finanziari, faccio l'esempio, dopo il primo trimestre di un'azienda, non parlo di calcio, di una qualsiasi azienda, si era detto di fare tot ricavi totali, tot costi totali, e si misura appunto lo scostamento rispetto al budget. Questo elenco di attività, diciamo, rappresentano proprio questo qui. Ora parliamo, ecco, a livello di club, quali sono le principali aree critiche? Ovviamente i diritti televisivi, perché in Europa ovviamente rappresentano una gran parte dei ricavi operativi, specifico operativi, perché poi c'è tutto il mondo del player trading, delle plusvalenze che non sono considerati, diciamo, ricavi, sono considerati come ricavi straordinari, quindi come se conoscete tutto il mondo di report, il Deloitte Football Money League o KPMG, o parlando di Italia, il report calcio di Price insieme alla FIGC. Ecco, in Italia i diritti televisivi rappresentano il 60% dei ricavi del bilancio consolidato di tutti e 20 club di Serie A. In questi giorni è molto attuale questo tema, perché ovviamente i broadcaster devono capire come finirà la Serie A, se si giocherà, se si finirà sì o no. A quel punto, diciamo che se si finisse il campionato, potrebbero mantenere, diciamo, queste liquidità, questi incassi per i club, e a quel punto i danni sarebbero, diciamo, anche contenuti da questo punto di vista. Un'altra area molto importante è la biglietteria. Ovviamente so che Marco ci tiene tanto, che non devo fare esempi solo di Serie A, ma a tutti i livelli, va bene, lo so Marco, ho capito il messaggio. Allora, la biglietteria diventa importantissima insieme alle sponsorizzazioni e al merchandising per le categorie inferiori, perché voi pensate che da una B a una C sparisce quasi del tutto, in B e in C ovviamente, il mondo dei diritti televisivi, e a quel punto i ricavi sono veicolati tramite biglietteria, sponsor e merchandising, e quindi sono oltre ovviamente all'immissione di capitale del principale azionista, sono le fonti di ricavo. Ecco, in questo caso il lockdown, quindi anche se dovessero ripartire appunto B e C, in questo caso impatta di più, perché ovviamente non avrebbero questi incassi, ecco, questi ricavi, quindi per loro è veramente vitale quest'area. Ovviamente è difficile che un club di B e di C, vi parlo dell'Italia, abbia un conto economico a break even, quindi praticamente mi ricongiungo al concetto di budget. Ovviamente verrà coperta questa differenza dall'azionista, ecco. Poi ci potranno essere anche casi più gravi, e che sfortunatamente potranno portare anche a bancarotta o a fallimento. Ovviamente il monte ingaggi è il primo KPI di una società di calcio in tutta Europa, in tutto il mondo, ovviamente. Perché? Perché diciamo che sono gli stipendi dei calciatori, penso insomma l'abbiate capito. È importantissimo anche il rapporto tra il monte ingaggi e il totale dei ricavi operativi, diciamo se stai tra il 60 e il 70%, diciamo sei in linea, sei messo bene. E il monte ingaggi ovviamente sono gli stipendi dei calciatori, e quindi è il primo KPI di un club. In base a quello appunto si decide anche, è espressa la grandezza di un club. Ovviamente più risorse hai per i monte ingaggi, e potenzialmente puoi portare dentro più campioni. È importante, se si scende un po' nelle analisi,
anche determinare il monte ingaggi in campo, quindi degli 11 o allargando magari a 14-15. Quindi è interessantissimo incrociare le statistiche dei calciatori con gli stipendi per determinare, passami il termine Marco, anche gli sprechi. Quindi tu spendi 100 milioni di euro di monte ingaggi, ma solo il 50% di questi, tra parte fissa e parte variabile, vanno in campo. Quindi questo ovviamente, vabbè, su questo si potrebbe fare un webinar intero, però diciamo vado abbastanza spedito. Il calciomercato, anche questo è ovviamente un'area critica, da questo poi alla fine si determina la rosa. E il patrimonio di un club sono in primis ovviamente i giocatori, ma anche proprio dal punto di vista contabile, perché vengono messi come asset. A questo si aggiungono ovviamente stati di proprietà e centro sportivo di proprietà, oltre ovviamente al brand. E quindi anche appunto nella mia azienda noi consideriamo appunto il calciatore come un asset, per questo appunto forniamo questo servizio a 360 gradi sul giocatore. E infine il cash flow, appunto un'area critica, come dicevo prima, non solo per un club di calcio ma per qualsiasi azienda, specialmente in questo periodo diciamo così complesso. E questo è molto importante, perché avere un cash flow prospettico da qui a 12 mesi data ti fa capire, ti può far preparare diciamo a situazioni spiacevoli, e poi, come dicevamo prima, puoi attuare delle azioni correttive in questo senso. Vi faccio proprio un esempio: da qui a 12 mesi tu hai la pianificazione dei tuoi incassi e delle tue spese, quindi delle tue uscite mese a mese, vedi che so, il prossimo, partendo ovviamente dal saldo attuale di tutti i conti correnti, ma lo potete fare anche per il vostro budget personale. È veramente un esempio semplicissimo: prendo il mio conto corrente, faccio appunto la somma degli incassi, nel caso mio non uno, lo stipendio, faccio la somma di tutte le spese che andrò a sostenere mese a mese, e parto ovviamente dal saldo iniziale, sommo gli incassi e le uscite e trovo il saldo finale del mese prossimo, quindi di maggio, piuttosto giugno, luglio, agosto, e questo mi fa vedere l'andamento prospettico. Poi ovviamente ogni mese vado a vedere la corrispondenza tra il pianificato e l'effettivo, e faccio delle azioni di correttive, come dicevo prima, per far sì che l'azienda sia solida. Come creare e gestire il budget? Dei piccoli consigli pratici. Ovviamente, ecco, in questo caso è importante, ritorno sul concetto che mi sta mettendo sempre più in testa Marco, di grandezza del club. Ovviamente un top club, ho girato molto in questi mesi in Italia e in Europa, un top club deve necessariamente fornirsi di strumenti, vabbè, un ERP, o adesso ancora più di moda, una business intelligence, e su questo si potrebbe fare un webinar apposta su cosa sia la business intelligence. Però, ecco, parlando di un club anche dilettantistico, una serie C, insomma, una serie inferiore, non necessariamente bisogna avere strumenti avanzatissimi da questo punto di vista, ma basta organizzare con dei processi ovviamente ben definiti. Basterebbe anche il semplice pacchetto Office, utilizzando appunto il vecchio e caro Microsoft Excel, e PowerPoint o Word, e organizzarsi anche con appunto delle cartelle condivise sul server appunto locale, piuttosto che su un cloud. Anche con questi strumenti, che sono sostanzialmente gratuiti o poco ci manca, si può organizzare un processo di budget più o meno strutturato, poi a seconda delle esigenze dell'azienda stessa. Ecco, qui vi sto parlando di club, ma di nuovo
c'è anche un parallelismo con una qualsiasi azienda. Il budget si compone di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, poi anche, se volete, anche tutte documentazioni più qualitative che quantitative. E qui vi voglio far vedere un esempio di processo di budgeting con tutte le fasi di pianificazione e monitoraggio. Ecco, questo però è specifico per il mondo del calcio. Tipicamente si inizia a preparare tutta la documentazione, quindi si fanno le riunioni con i vari responsabili di tutte le aree di un club. Ovviamente c'è la parte sportiva, ma non solo. Ecco, vi voglio aprire gli occhi, dietro il club c'è un mondo che non finirà mai sui giornali, ma c'è tutta l'area appunto sponsor e marketing, c'è l'area operations, di cui non ne parla mai nessuno, e vi parla appunto dello stadium management, tutta la gestione del giorno gara, c'è la biglietteria, c'è l'area amministrazione, dove appunto lavoravo io, quindi ci sono tantissime aree in un club, e si fanno appunto queste riunioni in cui si recepiscono i dati prospettici per la stagione che sta a iniziare. Ovviamente poi si completa tutto con il calciomercato, la definizione del monte ingaggi. Ricordo sempre la cosa più importante, gli obiettivi, perché poi in base a quello si parametrano anche i ricavi prospettici. Tutto questo deve essere, non è necessario, ma meglio che lo sia formalizzato e portato a un consiglio d'amministrazione, e pronto prima che inizi ovviamente il calciomercato. Poi c'è tutto il mondo del calciomercato, c'è un primo forecast 1 al primo settembre, e praticamente è una revisione del budget che era prima del calciomercato, con gli effettivi del calciomercato che comunque muovono i big numbers di un conto economico, e quindi viene fatto appunto a fine, ora ho messo primo settembre, insomma a fine sessione di calciomercato. Poi c'è un primo momento di misurazione, quindi dell'avanzamento dell'actual verso il budget, che è il primo quarter, quindi il primo trimestre. Il secondo quarter, ovviamente al 31-12. Poi c'è un secondo forecast che viene fatto alla fine della finestra di mercato invernale, quindi ho messo per semplicità 1 febbraio. L'ultimo quarter, cioè il penultimo quarter di monitoraggio, e in questa fase, quindi sono 9 mesi su 12, in questa fase poi coincide con quindi mentre uno fa l'analisi del quarter 3 rispetto al budget o rispetto all'ultimo forecast, poi alla fine i confronti sono molteplici. In questa stessa fase si prepara, ecco, il budget della stagione N+1, e alla fine c'è l'ultimo quarter, che possiamo scrivere o quarter o actual, e quindi è il risultato finale di bilancio. Ovviamente qui ho messo un bilancio stagionale, perché come sapete appunto la maggior parte delle squadre hanno un bilancio stagionale che segue la stagione, quindi inizia il 1 luglio e finisce il 30 giugno. Se volete approfondire queste tematiche, ora da un annetto le squadre sono obbligate a pubblicare il bilancio sul sito. Prima ovviamente già lo facevano Juve, Roma e Lazio, che sono quotate. Sono documenti di più di 200 pagine, ma se vi piace, se avete un background economico o semplicemente per diretto, vi potete informare e potete anche chiedermi, ecco, da questo punto di vista. Non so, Marco, se ci sono delle domande, non so come sono messo con il tempo, se sono stato troppo, se mi sono allungato. Siamo un po' lunghi, però ti faccio una domanda. Se mi sentite bene, mi sentite bene? Mi sentite, sì, ragazzi? Sì, vai. Ok, scusatemi. Sì, tranquillo. Ok, la domanda è questa. Molte volte, tu giustamente hai detto che si fa il budget, no? Molte volte però si fa un budget e si pensa che quello sia il budget finale, no? Il problema forse è che bisogna concepire il fatto che ci siano degli scenari da mettere in atto.
Ecco, tralasciando magari il caso che viviamo adesso, l'emergenza, perché vuol dire che il caso peggiore è zero, il 100% di flessione del mercato negativa, perché la verità è quello. Ti chiedo velocemente, magari in un minuto, di dirmi, secondo te, quali sono le percentuali di best case, normal case, worst case da applicare su un foglio budget magari? Allora, come hai detto tu, nel budget si possono creare più scenari. Rimaniamo sul calcio, che diciamo è quello appunto la tematica di oggi. Ovviamente uno può fare, ripeto sempre, ruota tutto intorno ai risultati sportivi, quindi uno fissa facciamo finta la quarta posizione e poi fa una sensitivity, quindi in un intorno di, faccio finta, due posizioni, quindi posso arrivare terzo e secondo o quinto o sesto. Ovviamente in base a quello cambia il maggiore driver, che appunto sono i diritti televisivi, ma soprattutto poi cambia anche la stagione dopo prospettica, perché poi il budget ha senso farlo stagione per stagione, ma in realtà in aziende un po' più strutturate è inserito dentro un piano che non si possono fare nel calcio piani, non mi immaginate di fare piani a 5-10 anni perché non ha senso, ma quantomeno un piano triennale si può buttare su. E chiaramente arrivare quarti o arrivare quinti cambia tutto, perché vai in Champions League e quindi hai almeno 50 milioni in più di ricavi aggiuntivi, e ovviamente non ci vai. Se vai in Europa League, insomma, cambia la storia. Come dicevi tu, però, ci sono gli scenari, cioè il budget è uno ed è fisso con questa sensitivity, ma come ho fatto vedere prima, poi già a settembre è il primo forecast, già quello è, cioè, il budget rimane, perché poi è importante anche per il discorso dei incentivi, per insomma i direttori e chiunque, perché poi i risultati vengono, incentivi vengono dati anche in base al budget, però ovviamente poi i numeri veri saranno rappresentati dai forecast, dal primo, dal secondo e dal terzo, quindi poi non ha poco senso poi misurare e dire il budget rimane quello. Il budget è quello e viene definito e si cerca poi di starci dentro, ovviamente. Ma qual è la cosa più importante? Mi collego anche all'intervento degli altri relatori. Di nuovo, la comunicazione. Perché se per ogni negoziazione vengono, diciamo, sono tutti allo stesso tavolo, quindi il proprietario, il direttore generale, il direttore sportivo, e vengono fatti vedere gli impatti economico-finanziari di ogni operazione, ovviamente si può sforare il budget, perché poi è il proprietario stesso che dice ok, si fa l'operazione, perché magari particolarmente eccitato dal direttore sportivo che dice se spendiamo questi 30 milioni in più, questo ragazzo è un fenomeno, ci farà arrivare anche oltre quelli che sono i nostri target sportivi. Quindi l'importante è la comunicazione, è la cosa più importante in tutte le aziende, specialmente nel mondo del calcio. Siamo d'accordissimo con te. Giulio, grazie mille infinitamente per quello che ci hai detto, quello che ci hai regalato. Ragazzi, andate a beccarlo più che altro su LinkedIn, sicuramente c'è, ormai è un influencer Giulio, e soprattutto andate a vedere Iter Pro, perché Iter Pro abilita numerose iniziative dall'interno delle società professionistiche, che però, come al solito, come ha detto anche lui, possono essere riportate trasversalmente anche su società dilettanti, per cui io vi consiglio di andare a vedere. Ecco, Giulio, grazie mille davvero. Grazie. Ciao Marco. Ciao Giulio.